Buongiorno a tutti, benvenuti e do soprattutto il benvenuto a Giuseppe Di Mauro, direttore Corporate Sales e Marketing del gruppo PSA. Benvenuto ai Free Talks, buongiorno. Buongiorno. 5 mesi alla direzione Corporate Sales e Marketing, momento non facile per tutti. Come ci racconti questi primi 5 mesi? Com'è andata? Allora, devo dire che sono stati 5 mesi, ovviamente e indiscutibilmente, abbastanza articolati e complicati, direi, però anche entusiasmanti. Perché? Perché ci hanno messo in uno scenario totalmente imprevisto, assolutamente nuovo per tutti, no? Cioè, nessuno aveva, penso, mai vissuto un qualcosa del genere. E quindi è lì che abbiamo dovuto tirar fuori nuove, idee che non avevamo mai testato prima, no? Quindi diciamo che è stato da un lato drammatico dal punto di vista umano, dal punto di vista commerciale è stato estremamente complicato, ma diciamo che dal punto di vista tra virgolette dell'innovazione, del pensare al di fuori degli schemi, è stato qualcosa che comunque ti ha fatto scoprire dei nuovi limiti, ti ha fatto scoprire dei nuovi limiti, ti ha fatto, come si può dire, esplorare dei territori inaspettati. Adesso è sconosciuti, direi. Quindi questo è un po' dal punto di vista filosofico, ma sicuramente da questa esperienza tremenda da cui, grazie a Dio e per fortuna, ce ne stiamo uscendo incrociando le dita, sicuramente dobbiamo far tesoro, sicuramente dobbiamo prendere tutto quello che di positivo c'è, abbiamo imparato e dobbiamo replicarne anche perché diciamo, il nostro modo di vivere è totalmente cambiato, no? Tutti parlano di nuova normalità, è vero, è così. Oggi abbiamo delle nuove abitudini. Basti pensare soltanto che adesso in televisione è normale vedere una persona con la mascherina. Prima era un qualcosa che ci poneva una domanda, no? Cioè, è la prima banalità di questa cosa straordinaria che è avvenuta. Dal punto di vista del mercato, della scrittura delle regole del mercato o della riscrittura di regole usuali, non ce ne sono più. E come in qualche maniera mi piace replicare, diciamo, una metafora del mio collega, è come se fossimo stati dietro la safety car, no? Adesso la safety car sta rientrando ai box, siamo tutti sulla stessa linea. Il più bravo, il più fulmineo, il più agile, il più flessibile parte, parte e va in testa alla gara. Quindi Certo. questo, diciamo, per fare una sintesi un po', come si può dire, filosofica di questo periodo. E in sintesi è stato estremamente duro, però ci ha lasciato sicuramente qualcosa. Certo, guarda, passando più su un qualcosa di, ahimè, concreto, questa safety car ha fatto registrare a maggio un meno 50% di immatricolazioni. Noi parliamo, tu sei direttamente coinvolto sul tema dell'ovviamente del noleggio e delle flotte. Il noleggio delle flotte, in qualche modo, per DNA loro, diciamo, conferiscono un po' un vantaggio perché mettono un po' in condizione il cliente di dover pianificare le sostituzioni, quindi mantenere quindi sempre le vetture a un livello tecnologico avanzato, quindi in qualche modo esulano un po' da quello che è un po' l'isteria ovviamente di questo momento, dove c'è la paura di esporsi economicamente, c'è la paura di entrare in un concessionario, eccetera, eccetera. Quindi tu pensi che la forma del noleggio e anche il canale delle flotte possano essere una spinta, un aiuto in questo momento, come tu dicevi, di ripartenza, dove comunque si parte tutti dalla stessa linea, possono dare una mano? Direi assolutamente sì, non tanto come possiamo dire, come pilastro di supporto, no? Cioè come puntello in un momento di difficoltà. Direi proprio che secondo me bisogna scindere le due cose tra flotte e noleggio, no? Allora, le flotte sono uno strumento di lavoro, no? Ci sono e ci saranno. Probabilmente quello che succederà, come è successo, diciamo, è l'allungamento dei periodi di tensione da parte delle aziende, no? Perché le auto in quanto strumento di lavoro, le persone non sono andate in giro, soprattutto le forze commerciali, tutte le field force, possiamo chiamarle, delle aziende, sono rimaste un po' ferme, ma anche, possiamo dire, i parchi aziendali sono rimasti fermi. Quindi, è molto logico, ci sta, che si tenda, diciamo, ad allungare il periodo di tensione delle auto.
Per quanto riguarda, quindi sì, diciamo che il mercato delle flotte in quanto strumento di lavoro delle aziende c'è, ci sarà e quindi anche se diciamo con un periodo dilatato, con una dilatazione nel tempo, comunque puntellerà e terrà sempre il mercato dell'automobile se lo guardiamo overall. Invece credo che ci sia uno spazio di crescita per quello che è il noleggio, no? Ma non soltanto perché, diciamo, nella nostra testa magari ci sono delle paure che prima non c'erano. Diciamo che oggi è il modo di consumare le cose che cambia. Perché magari ce ne rendiamo poco, no? Però noi oggi noleggiamo tutto. Certo, oggi incominciamo hai a noleggiare tutto. No? Perché? Perché non c'è soltanto il prodotto, ma c'è anche tutta una sfera di servizi dietro. E quindi penso che comunque il noleggio possa crescere perché c'è un fenomeno di accelerazione, no? Tutto questo background che abbiamo vissuto e da cui per fortuna stiamo uscendo, secondo me ha accelerato nel tempo determinati tipi di fenomeni, no? Per estensione, l'auto forse era quella su cui si rifletteva di più, no? Perché si avevano come si può dire, il fenomeno di noleggiare un'auto è molto più esplicito agli occhi del cliente piuttosto che noleggiare un telefonino, per esempio. Quindi, secondo me, c'è una possibilità di espansione in termini di velocità nel canale del noleggio. Cioè, le flotte ci saranno sempre, ma certo. il noleggio, secondo me, sarà quella parte che potrà crescere e avere un'opportunità consistente in questo contesto. Guarda, hai introdotto... Per quanto riguarda... Sì, scusami, vai. Sì, dico, per quanto riguarda diciamo i numeri, è vero, fondamentalmente c'è stato un crollo della metà del mercato, però sempre, siamo stati sempre dietro la safety car, no? Per noi maggio è stato un mese positivo, buono, e year to date, quindi dall'inizio dell'anno, abbiamo preso più di un punto di quota sul canale del noleggio a lungo termine. Ovviamente non fa testo il canale dello short, quindi del noleggio a breve termine, perché è praticamente scomparso, la stagione è praticamente saltata, però nel canale a lungo termine noi abbiamo preso fondamentalmente più di un punto di quota, direi che non è una cosa banale. Ecco. Certo, tu ti stavo interrompendo perché hai introdotto un tema interessante che è quello appunto del tema del noleggio. Voi quest'anno avete già iniziato con la fine del 2019 un processo di quello di elettrificazione, quindi sì, di produzione di motorizzazioni sostenibili nelle diverse forme. E quest'anno avete lanciato anche all'inizio anno dei modelli iconici in full electric. In Italia, vabbè, il full electric rispetto a Europa stenta un pochino di più. I valori rispetto all'anno scorso sono più che triplicati, si è passato da uno 0,4 a 1,5. È vero che quando le quote di mercato sono piccole, ovviamente è più facile far vedere i moltiplicatori. Però quello che tu mi stavi dicendo, parlando anche con un tuo collega, è il tema del avvicinarsi a queste vetture full elettriche, che ovviamente hanno dei prezzi comunque non accessibili a tutti. Tu mi dicevi prima appunto il tema del noleggio. Il tema del noleggio, quindi l'acquisto della mobilità, può essere una chiave per avvicinarsi a queste vetture elettriche, di cui ancora oggi probabilmente i valori residui non sono ancora ben definiti, perché comunque è una tecnologia che avanza abbastanza velocemente, quindi una vettura che esce oggi con una tipologia di batteria, magari tra un anno e mezzo ne esce lo stesso modello con una batteria più avanzata. Quindi pensi che quindi per avvicinarsi a queste vetture il noleggio possa essere una forma interessante? Lo è, assolutamente. Ma direi più... diciamo, è vero, ovviamente il capitale, no? Se consideriamo il bilancio di un'operazione di questo tipo per una famiglia, per un individuo, per un'azienda, ovviamente non è lo stesso di una vettura termica, diciamo, no? Il tema, secondo me, è un po' più ampio. Cioè, quindi la prima risposta è sì, il noleggio è sicuramente la forma più adatta per accedere a questo tipo di prodotto. Ma perché dicevo che il tema è più ampio? Perché secondo me bisogna in qualche maniera guardare al di là di quello che è il prodotto. Cioè, nel senso, se guardiamo solo il ferro, notiamo
effettivamente un costo di acquisto che può essere superiore, quindi un valore residuo che non è ben definito perché comunque non si ha una visibilità, come si può dire, in un periodo che ci dice ok, questa è una stabilità tecnologica, ok? Secondo me bisogna vedere il tema dal punto di vista di cosa compri, quindi del pacchetto che compri, perché ovviamente sono delle vetture che hanno un costo di capitale più alto, ma nello stesso tempo stiamo prendendo stiamo comprando un bene che attorno a sé ha un contenuto tecnologico che non è quello di un motore termico, o probabilmente, anzi sicuramente è superiore, ha bisogno di, come si può dire, di tutta una serie di servizi attorno che magari non ci sono, diciamo, per quanto riguarda l'auto termica. Quindi oggi diciamo che quello che compra il cliente insieme all'auto elettrica è un qualcosa di più del semplice capitale, no? Quindi ha bisogno di comprare una soluzione in realtà, perché ha bisogno di qualcosa che gli dica dove stanno le stazioni di ricarica, ha bisogno di capire se può ricaricare, quanto può ricaricare, quanta autonomia ha, quanta autonomia non ha. Diciamo che questi ragionamenti sono abbastanza semplici con un'auto termica, no? Cioè più o meno gli ordini di grandezza ce li abbiamo. Quindi la formula del noleggio è la più adatta sicuramente non soltanto per il tipo di prodotto, ma anche per tutto ciò che gira attorno. Quindi il cliente ha bisogno di una soluzione in realtà per essere tranquillo tanto quanto con una vettura termica. No, perché la vettura termica da quasi da un po' più di un secolo, diciamo, è già nella nostra testa. No, molta gente... Ovviamente non esiste più la gente che è nata e non esistevano le automobili, cioè è una cosa che è intrinseca. Quindi qui stiamo cambiando paradigma. Quindi cambiando paradigma abbiamo bisogno di avere la stessa tranquillità, è una reazione umana. E quindi fondamentalmente come quella del telefonino, no? Cioè se noi facciamo un parallelo col telefonino, noi oggi utilizziamo il telefonino ad una percentuale bassissima, ci sono una miriade di offerte, quindi cosa abbiamo bisogno nella nostra testa? Di razionalizzare, di minimizzare l'investimento in pensiero, no? E quindi è la stessa cosa con questo tipo di auto, quindi assolutamente sì, il noleggio è la forma più adatta, certo, per far questo. Tra l'altro giustamente tu mi parli di vetture endotermiche, noi parliamo ovviamente principalmente, diciamo, il nostro target principale sono le aziende. Un certo tema è quello del parco auto in generale in Italia, che è tra i più anziani, ok? Non possiamo non dimenticarci ovviamente che una formula per smaltire, per ringiovanire, quindi per arrivare a quello che un livello tecnologico e sostenibile, non può non passare anche da da vetture diesel, ad esempio Euro 6, soprattutto lato aziendale, che comunque anche a livello tecnologico hanno degli impatti sull'ambiente, insomma, molto molto interessanti. Soprattutto le aziende non possono farne a meno. Cosa ne pensi? Ti dirò che questo è un asse fondamentale, no? Cioè, quello che è importante però è che ci sia effettivamente una linearità, diciamola così, di informazione, no? Si sono sentite tante cose sul diesel. Oggi i nostri... Innanzitutto diciamo che il mercato delle flotte, ovviamente, in questo momento, per ovvi motivi, è ancora focalizzato, diciamo, sul diesel, no? Semplicemente... Scusate. Perché? Perché la gente fa tanta strada. Perché per antonomasia la gente che fa field o che utilizza macchina per lavoro fa strada, no? Certo. Quindi il diesel ti permette di avere determinati tipi di autonomia, tra virgolette, diciamo una manutenzione con una certa regolarità e così via. In termini di inquinamento bisogna avere una linearità di informazione, con un'informazione che sia fatta però con una certa obiettività, no? Quindi lo svecchiamento assolutamente sì, può passare attraverso anche i motori diesel Euro 6, giusto per dire che oggi i nostri diesel Euro 6 sono praticamente quasi a impatto zero, cioè nel senso sono degli impatti bassissimi, no? Quindi è per questo che dico di guardare questo fenomeno diciamo con oggettività di osservazione, non soltanto seguire le tendenze, i trend del momento, no? Certo, certo, chiarissimo. Invece venendo più a voi PSA, ovviamente un tema è stato quello anche del,
questo periodo degli stock, che ovviamente tante vetture rimaste nei piazzali, eccetera, eccetera. Insomma, la rete era chiusa, sappiamo quello che è successo. E voi com'è che avete gestito questi stock? Come avete supportato la rete? E come avete mantenuto ovviamente anche, quindi nel frattempo, i rapporti con i vostri clienti, che comunque insomma erano lì presenti in attesa, insomma, che modalità avete adottato, che sistemi? Allora, io credo, parto sempre un po' dalla filosofia, no? Per poi riscendere nella pratica. Ci sono sempre due modi di affrontare le cose, no? Secondo me. O almeno, diciamo, semplificando, o vederle come una grande paura o vederle come una grandissima opportunità. In realtà, forse una delle cose che ci ha fatto partire un po' più avanti degli altri, quando la safety car è rientrata ai box, è vedere questa cosa come si può dire, come una grande opportunità, no? Perché alla fine il tema è quando hai prodotto vendi, no? Io mi rifaccio diciamo a quello che dicono i miei amici francesi, che il prodotto fa vendere, lo stock fa vendere, ok? Quindi ovviamente abbiamo anche lavorato con la nostra rete per far vedere l'opportunità di questa cosa. Chiaro che però non si possono nascondere, come si può dire, i retroscena finanziari dello stock a terra. Quindi prima cosa, abbiamo supportato la nostra rete, quindi azzerando tutti quelli che fossero i cash flow legati, i cash out legati allo stock, in modo tale da dare serenità alla nostra rete, no? Per fortuna ce lo siamo potuti permettere, perché siamo un gruppo, e quindi questo ne vado orgoglioso, un gruppo estremamente forte. Quindi innanzitutto abbiamo tolto la prima paura iniziale, no? E adesso si vede la grande opportunità, perché avendo dello stock in casa, avendo della varietà di stock in casa, ovviamente le vendite sono molto più veloci, no? Certo. Stessa cosa abbiamo fatto noi come corporate. Noi generalmente vendiamo in vendita diretta alle nostre aziende, ma abbiamo fatto sì, fondamentalmente, quindi quello che abbiamo fatto è di come si può dire, noi alimentare, cioè svuotare il nostro portafoglio, o diciamo ridurlo o servirlo in maniera efficiente, e abbiamo deciso anche noi di utilizzare lo stock dei nostri concessionari, giusto perché abbiamo un'estrema varietà e di prodotto a terra che possono soddisfare subito, adesso, le esigenze dei nostri clienti. Come abbiamo gestito i nostri clienti? Li abbiamo ascoltati per tutto il tempo. Siamo stati all'ascolto dei loro bisogni, qualsiasi tipo di bisogno. Ovviamente, al momento in cui le auto non ci sono, non girano, è inutile chiedere se hai bisogno di auto, hai bisogno di altro, cioè come ti posso aiutare in questo momento, e noi l'abbiamo fatto in tutti i modi possibili. Il primo è stato restando al lavoro, noi siamo stati fulminei a riconvertire l'azienda in modalità 100% smart working, dal primo all'ultimo dipendente della nostra azienda. Abbiamo lavorato in smart working per tutto il periodo, sentendo e stando sempre al fianco dei nostri clienti, tutti i giorni. Ok, scusa, per concludere, ti è saltato qualche presentazione verso aziende, clienti importanti che quindi slitteranno più avanti o che avete gestito in modo diverso in questo periodo di lockdown? Sì, perché ovviamente avevamo programmato tutta una serie di eventi, certo. Diciamo, anche questo, vedi, è stata una forma, è una delle cose che dobbiamo imparare, no? È una delle cose di cui dobbiamo far tesoro di questo periodo per vedere tra virgolette, non vorrei dirlo in una maniera banale, il bicchiere mezzo vuoto, no? Mezzo pieno, scusami. Abbiamo imparato un qualcosa di estremamente importante. Quindi, ritornando alla tua domanda, sì, ovviamente ci sono saltati gli eventi, ma erano delle cose canoniche, no? Che continuavamo a fare perché si facevano da tempo, no? Quindi questo ci ha spinto a pensare come possiamo fare le cose in maniera diversa. Quindi oggi quello che stiamo facendo è riprodurre questi eventi, questi lanci, in modalità assolutamente, passami il termine, digitale, no? Magari non sarà in questo momento la cosa più innovativa del mondo, però rispetto al passato, se ci guardiamo indietro, ma non a un anno fa, a qualche mese fa,
è assolutamente innovativa. Ma questo cosa ti permette di fare? Questo ti permette di innanzitutto dare un'accessibilità maggiore ai tuoi clienti, no? Perché chiaramente quando proponi un evento ad un tuo cliente, il tuo cliente entra in una fase di riflessione, no? Lo faccio, politica aziendale, policy, travel policy, bla 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 e cose del genere. Oggi cioè, un'ora di Skype te la fai, un'ora di webinar te la fai, no? Quindi diciamo che quella fase di riflessione è accorciata. Hai tolto diciamo un vincolo economico anche al tuo cliente, no? E quindi lo fai. E quindi allarghi il tuo audience, allarghi le persone che possono entrare in contatto con te, allarghi il numero di persone che possono accedere al tuo prodotto, ok? Poi dobbiamo tener conto che il contatto fisico adesso è ancora sicuramente più limitato rispetto a prima, ok? Però stiamo ripartendo. Quindi ti sei fatto un'ora di webinar, hai visto il prodotto, hai parlato delle strategie dell'azienda, ti sei confrontato con i tuoi clienti, ma poi puoi incontrarli, non come prima, ma puoi incontrarli, fargli testare il prodotto, farglielo provare. Quindi noi, quello per rispondere alla tua domanda in maniera sintetica, fondamentalmente sì, riproporremo tutti i lanci, tutti gli eventi che ci sono saltati, ma in maniera assolutamente digitale. Perché? Perché consente questi vantaggi e sicuramente ne faremo tesoro e continueremo a farli anche quando ne usciremo totalmente da questa situazione, da questo incubo, possiamo dire così, perché abbiamo imparato qualcosa di nuovo e di più efficace, di più efficiente soprattutto. Perfetto, grazie Giuseppe, e sperando che questa safety car non ritorni grazie più in pista, io ti ringrazio. Speriamo. Esatto, di vederci al più presto fisicamente. Grazie ancora di aver partecipato e buon lavoro. Grazie a te e buon lavoro.